Buongiorno a tutti e benvenuti al 116° Nexalan Seminar. Oggi abbiamo Giuseppe Futia, fellow e leggendario dottorando del centro Nexa. Oggi si porta una conferenza dal titolo Bringing Archives to Life: Costruire Knowledge Graph with Large Language Models. Come sapete, è usanza qui al centro Nexa fare una piccola presentazione per i presenti, quindi facciamo un piccolo giro di tavolo e poi iniziamo la conferenza. Grazie mille Giuseppe intanto e il presento io, sono Giacomo Conti, Project Manager qui al centro Nexa. Io sono Giovanni Galifo, ingegnere del software e team manager al centro Nexa. Marco Rondina, dottorando al centro Nexa. Maria Bellettino, Communication Manager per il centro Nexa. Bene, Giuseppe, in bocca al lupo, grazie mille. Perfetto, ti ringrazio Giacomo per la presentazione e ovviamente ringrazio il centro Nexa per darmi l'opportunità di raccontare un po' questo viaggio che ho fatto attraverso tecnologie come Knowledge Graphs, Large Language Models, insieme al Rockefeller Archive Center. Quello che vi racconterò oggi sostanzialmente è legato un po' allo specifico scenario e caso d'uso, insieme di problematiche e soluzioni che abbiamo adottato insieme al Rockefeller Archive Center. Questo mi darà l'opportunità anche di parlare di tecnologie su cui attualmente si discute molto, che sono i knowledge graphs e i large language models, e proverò a farlo anche in una maniera, se vogliamo, inconsueta. Diciamo che non vi darò la definizione classica che otterreste se chiedeste che cosa sono queste cose a GPT. Dopo questa introduzione rispetto a queste tecnologie, affronterò più nel dettaglio come abbiamo costruito un knowledge graph utilizzando appunto LLMs, e chiuderò la mia presentazione cercando un po' di trasmettervi qual è il valore di questo tipo di tecnologie, soprattutto nella loro commistione e combinazione, e come questo valore effettivamente ha avuto un impatto su RAC, quindi sul Rockefeller Archive Center, e come potrebbe essere, dal mio punto di vista, anche utilizzato per scenari e casi d'uso analoghi. Quindi partiamo con l'introduzione rispetto a quali sono le attività principali di RAC. Sostanzialmente RAC è un istituto di ricerca il cui obiettivo fondamentale è quello di studiare e monitorare l'attività filantropica, in particolare di fondazioni come la Rockefeller Foundation, per poter poi successivamente capire qual è l'impatto di questa attività filantropica, in particolar modo sull'attività di scienziati e ricercatori a livello globale in tutto il mondo. Diciamo che tra i documenti che fondamentalmente RAC colleziona ci sono tutta una serie di report e pubblicazioni su diversi ambiti che riguardano la ricerca scientifica, e sono estremamente variegati perché parliamo da storia della scienza, la medicina, piuttosto che alle scienze sociali, quindi un gran numero di topic e argomenti di ricerca. In particolar modo, quello che noi siamo andati in qualche maniera a affrontare, ad analizzare, include, diciamo, tutta una serie di documenti dattilografati, quindi proprio scritti con la macchina da scrivere, della prima metà del Novecento, che sostanzialmente riportano una serie di co conversazioni tra quelli che sono gli ufficiali della Rockefeller Foundation e diciamo, scienziati e ricercatori e istituti di ricerca. In queste conversazioni, appunto, si riporta sostanzialmente diciamo, la discussione tra questi ufficiali e i ricercatori che raccontano un po' la loro attività di ricerca. E questo tipo di documenti gioca un ruolo fondamentale perché racchiude in qualche modo tutta una serie di dinamiche che poi portano potenzialmente all'assegnazione di grant, quindi fondamentalmente all'attività di finanziamento da parte della Fondazione Rockefeller a questi ricercatori e a questi istituti di ricerca. Ovviamente l'estrazione, l'identificazione di queste dinamiche che possono potenzialmente portare all'assegnazione di un grant sono racchiuse, se vogliamo, nascoste in qualche modo in questi documenti. Ecco perché ci siamo accorti che riuscire a estrarre in maniera strutturata le informazioni che sono in qualche maniera annidate in questi report
rappresentava uno step essenziale per poter in qualche maniera rendere esplicite e comprensibili e potenzialmente tra virgolette analizzabili questo tipo di dinamiche. Fare estrazione di informazioni da documenti non strutturati è un processo che richiede alcuni step, alcuni task, che sono ben noti in ambito natural language processing, che sono ad esempio il riconoscimento di specifiche entità come persone, organizzazioni, discipline, luoghi e così via, e allo stesso tempo capire quali sono le connessioni tra queste entità. Quindi, per esempio, capire se una persona lavora in una certa organizzazione, oppure se lavora su uno specifico argomento di ricerca, se uno studente, quindi ha una relazione di studente rispetto a un altro ricercatore professore, oppure se è un diretto collaboratore, oppure se è una persona che lui menziona semplicemente all'interno di questi diari. Quindi, come voi potete capire, questo non è un esercizio particolarmente semplice, è un esercizio che nel natural language processing tradizionale richiede molta attività umana. Pensiamo soltanto all'annotazione che noi dovremmo di solito fare rispetto a questi documenti testuali. Ecco perché abbiamo deciso di introdurre e di sperimentare LLMs come GPT per poter effettuare tutti questi task, così con l'obiettivo di costruire un knowledge graph che fosse, diciamo, uno specchio di informazione strutturata dei contenuti non strutturati presenti all'interno di questi diari. Come vi anticipavo prima, proverò a fare, diciamo, a fornirvi una definizione che secondo me è contestuale rispetto a ciò che racconterò oggi di tecnologie come knowledge graph e large language model. Sostanzialmente i knowledge graph sono delle rappresentazioni di entità e relazioni, diciamo in maniera strutturata secondo un grafo, e noi su questo grafo possiamo fare tante cose. Possiamo per esempio cercare di capire qual è il nodo principale del grafo, per esempio perché è il nodo a cui sono connessi maggiormente tutti gli altri nodi. Possiamo per esempio individuare qual è il path più breve tra nodi distinti all'interno del grafo, possiamo fare predizioni di link o di classi relativi a questi nodi e così via. Possiamo però poi fare anche delle query, per esempio possiamo dire a partire da questo grafo quali sono le conseguenze di avere il diabete. Ecco, per poter capire il knowledge graph io vi farei fare un esercizio inverso, cioè nel momento in cui noi togliamo, diciamo, informazioni di natura simbolica a questo grafo, noi possiamo continuare a fare tutta una serie di diciamo attività e analisi, possiamo ancora chiederci qual è il nodo più importante del grafo, possiamo chiederci se esiste un link o qual è lo shortest path all'interno di questo grafo per collegare due nodi. Quello che non possiamo più fare, per esempio, e fargli delle domande che rappresentano, diciamo, il risultato di una manipolazione simbolica. Cioè, non possiamo chiedergli adesso quali sono le medicine che possono in qualche maniera essere utilizzate per affrontare il diabete. Quindi nel momento in cui noi non riusciamo più a fare questo tipo di attività, e quindi a manipolare simbolicamente il grafo, non stiamo più parlando di un knowledge graph. Quindi il knowledge graph richiede questo tipo di rappresentazione, ok? Una rappresentazione di informazioni che è codificabile dall'essere umano per fare, per esempio, domande specifiche rispetto al dominio di conoscenza che questo grafo intende rappresentare. Per fare, invece, per darvi una definizione di large language models, che come vedete anche voi in Lista Next è un tema estremamente dibattuto, proverò a fornirvi, diciamo, la posizione di Christopher Manning, che è attualmente director of Stanford AI Lab e sostanzialmente uno dei padri del natural language processing. Quando voi vedete qualche tool, qualche libreria rilasciata da Stanford in ambito natural language processing, lui è a capo del gruppo di ricerca che di solito rilascia questi strumenti e quindi è una persona che conosce intimamente, se vogliamo, no? Tutto il natural language processing e non soltanto gli sviluppi recenti rappresentati dai large language model. E lui dice, possiamo sostanzialmente, ci sono due errori che possiamo commettere quando, diciamo, parliamo, facciamo qualcosa con i large language models.
Il primo errore è pensare che tutto quello che gli LLMs dicono sia corretto. È sbagliato pensare che siano in grado di ragionare. E di conseguenza è sbagliato pensare che nel momento in cui raggiungeremo un'opportuna scala, questi strumenti dimostreranno una superintelligenza. E in merito al reasoning c'è una frase che io ho trovato estremamente interessante di questo ricercatore in DeepMind che ha lavorato su large language model che oggi vengono utilizzati su scala globale, che lui sostanzialmente sottolinea il fatto che qualsiasi sufficientemente avanzato pattern matching o pattern recognition è indistinguibile dal reasoning. Quindi fondamentalmente quello che noi percepiamo come reasoning non è nient'altro che un pattern matching che noi scambiamo come capacità di ragionare. Quindi questo è secondo me una riflessione sintetica ma profonda che ci dice molto rispetto a questi strumenti. E ritornando a Chris Manning, la seconda cosa che lui dice, diciamo, erronea rispetto ai large language models è che malgrado le loro, i loro limiti, che poi in realtà non sono limiti dal mio punto di vista, si tratta proprio del modo in cui sono stati implementati e sviluppati, e il fatto di pensare che nonostante non siano in grado di ragionare, non siano buoni sostanzialmente a nulla. Quel fare che voi vedete in maiuscolo è proprio lui che lo scrive così, perché sostanzialmente sono buoni a fare tante cose, anzi per tutto quel che riguarda il natural language processing, che in qualche maniera è coinvolto pesantemente in questo progetto, è superiore a qualsiasi metodo precedente. Quindi lui dice, non sono in grado di ragionare, di pensare, di pianificare, non rappresentano un'espressione di superintelligenza, ma sono in grado di fare delle cose molto meglio rispetto ad approcci che sono esistenti. Quindi secondo me questa è, se vogliamo, una visione onesta di questo tipo di strumenti ed è particolarmente rilevante per ciò che noi abbiamo fatto in questo progetto, perché noi abbiamo cercato di, tra virgolette, portare avanti dei task di natural language processing cercando di sfruttare appunto LLMs. Se volete più dettagli rispetto a prospettive e definizioni, ho lasciato, diciamo, in calce un link in cui fondamentalmente c'è una presentazione in cui ho raccolto diciamo, le opinioni e i tweet di altri ricercatori che in qualche maniera si interrogano sulla capacità di reasoning e di pianificazione di questi strumenti. Dopo questa introduzione, appunto, andiamo a vedere come abbiamo utilizzato LLMs, in particolare GPT, per costruire un knowledge graph cercando di portare avanti specifici task di natural language processing. Questi sono i task che sostanzialmente abbiamo portato avanti. Abbiamo fatto un'opera di chunking per poter in qualche maniera suddividere diciamo, il documento secondo, diciamo, delle unità specifiche che potessero essere utili ai fini di costruire il knowledge graph. Abbiamo portato avanti name entity recognition, che vi ricordo è la possibilità di riconoscere entità, quali persone, organizzazione, luoghi, eccetera. Relation extraction, ovvero sia individuare le connessioni da queste entità. E poi abbiamo sfruttato GPT anche per fare un'opera di normalizzazione entity resolution. Perché voi capite che, per esempio, tantissimi documenti menzionano la stessa persona in modi diversi, magari col nome e cognome intero, col solo cognome, e così via. Nel momento in cui noi vogliamo raggiungere una rappresentazione significativa di questa entità, dobbiamo fare anche un'opera, se vogliamo, di cleaning e quindi di riconciliazione rispetto a queste problematiche, ovvero sia. Per una singola persona non possiamo avere 100 nodi perché la persona è stata menzionata 100 volte in tanti documenti diversi. A quel punto il valore aggiunto di un knowledge graph viene inevitabilmente meno. Vi racconto appunto come abbiamo strutturato la nostra pipeline per poter effettuare ciascuno di questi task in maniera, diciamo, progressiva e incrementale. E il primo task è stato quello di document chunking, ovvero sia questi diari, questi documenti in realtà sono inseriti all'interno di, diciamo, non giganteschi, però documenti che, diciamo, sono attorno alle 200-300 pagine e in ciascuna pagina vengono distribuiti sostanzialmente il diario di bordo, no? Quindi il racconto di una specifica conversazione in uno specifico giorno. E quindi abbiamo dovuto fare uno sforzo di suddivisione di queste unità significative. Come l'abbiamo fatto? Qua non so se è visibile, però questo vi dà, diciamo,
un'intuizione su come vengono organizzati questi diari, in maniera totalmente, se vogliamo, non casuale, ma senza un ordine ben preciso, nel senso che, per esempio, potete avere un diario, come in questo caso qui, che parte appunto mercoledì 15 gennaio del 36, poi questo diario continua in un'altra pagina, in una stessa pagina riparte un nuovo diario, qui in questa pagina avete proprio degli spot, delle informazioni spot rispetto a quello che l'ufficiale della Rockefeller Foundation ha vissuto e raccontato, quindi diciamo che non è un esercizio così semplice. E come vedete anche il modo in cui vengono rappresentate le date, qui sono abbastanza standard, però tante volte vedete che per esempio qui c'è un dash, un trattino, c'è una virgola, qui viene assegnata una, diciamo, un'ulteriore stringa che ci dice che il diario è cominciato prima. Quindi avete una varietà estremamente ampia di modi in cui le date vengono definite da questi ufficiali. Qui per esempio avete un range di date, no? E questo range è anche rappresentato potenzialmente in modi diversi, come potete vedere poi dal prompt, quindi dall'insieme di istruzioni che noi abbiamo definito per GPT in maniera tale che ci aiutasse a identificare le date che sono rappresentate dall'inizio di questi diari, trasformarle, diciamo, in maniera standard o comunque processabile da una macchina, così poi da poter individuare con chiarezza la riga del documento in cui questa data veniva riportata. Quindi anche qui un processo che avrebbe richiesto tanto lavoro, se vogliamo, in termini di cleaning, in termini di definizione di espressioni regolari, viene in qualche maniera gestito attraverso un prompt in cui noi diamo, diciamo, un esempio sintetico di alta qualità, nel senso, alta qualità significa che rispecchia in qualche maniera i documenti su cui noi andiamo a lavorare, per poter fare questa estrazione di dati. Quando noi estraiamo questi dati, quindi siamo in grado di fare chunking, quindi di spezzare, diciamo, il documento non soltanto a livello di pagina, ma a livello di queste unità singole che rappresentano sostanzialmente i giorni riportati da questi ufficiali, e ovviamente andiamo a costruire un knowledge graph che sostanzialmente ci dice che, per esempio, noi abbiamo due diversi diary entry che condividono questa pagina e che a loro volta sono distribuiti su altre pagine. Quindi questo è un modo in cui noi abbiamo diviso. Qui altro esempio in cui per una singola pagina sono collegati diary entry diversi. E questi sono importanti perché su queste unità noi andremo a fare poi gli step successivi. Step successivi che sono name entity recognition e relation extraction. Vi voglio mostrare adesso una carrellata di esempi sulla potenzialità che questi strumenti hanno per in qualche maniera effettuare questi task. E in questo esempio voi vedete il prompt, parzialmente prompt che noi abbiamo definito, in cui diciamo che deve stare entità e relazioni, da documenti che sono delle entry di un diario, e tante volte l'ufficiale non viene menzionato esplicitamente, però è sempre coinvolto nella conversazione. Quindi nel diario, lui, vedete, io ho incontrato questo Sparta e questo Filibert, che sono italiani all'Istituto Centrale di Biologia Marina. Lui non è menzionato in questa porzione, ma come vedete la relazione che si crea è il fatto che questo ufficiale, Wilbur Teasdale, abbia parlato con questi due, Sparta e Filibert, ok? Perché il direttore Sanzo non c'era, che aveva l'influenza, quindi non c'è una relazione diretta tra questi due. Allo stesso modo, ci sono, diciamo, lo strumento è in grado di estrarre relazioni sul tipo di organizzazione in cui questi ricercatori lavorano e sul tipo di attività che compiono. E come vedete, non c'è scritto Sanzo lavora in questo istituto di ricerca, quindi è un po' implicito nel documento. Eppure questo tipo di relazione viene estratto, no? Questi tre ricercatori lavorano in questo istituto di ricerca. E allo stesso tempo qua si dice, non c'è scritto Filibert lavora su embriologia, però il sistema è in grado di individuare, vediamo se dice, ok, sì, works on embryology. E abbiamo chiesto anche a GPT di catalogare questi topic di ricerca, quindi lui ha individuato biological study e biological discipline e così via.
C'è quel problema anche di normalizzazione che io vi dicevo. Come potete vedere da questo esempio, tante volte una persona viene nominato con appunto il suo titolo, viene poi nominato invece con S puntato, quindi questo Stutzer viene nominato S puntato, questo Kurlaski viene poi nominato come Kurlaski's Work e così via. Però il sistema in qualche maniera riesce a individuare che questo Stutzer è la persona che è un geologo, ok, perché dice scritto is a geologist, quindi capisce che grazie al prompt che gli abbiamo definito che questa è sempre la stessa persona, e potete vedere come si crea un'attività, una relazione di tipo talkabout tra Stutzer e Juraski, anche se l'informazione non è rappresentata in maniera così clean, così pulita. Quindi anche qui ci sarebbe tanto lavoro nel momento in cui vogliamo provare a farlo a mano o addestrare un modello per questo specifico scopo. Siamo riusciti anche a fare un po' di sentiment analysis, ci sono anche delle situazioni molto interessanti, perché per esempio questo Howard dice a proposito di, per esempio questo Prof. Hopkins, che in qualche maniera lascia i suoi studenti discutere di comunismo anziché di scienza, no? Quindi noi abbiamo codificato questa relazione in questo modo, quindi talk about o description of, in cui abbiamo come proprietà il wording utilizzato e poi la classificazione, che in questo caso è negativa, ammesso che lo sia a prescindere, però è interessante che abbia identificato questa cosa qui. Altre cose interessanti sono, per esempio, il fatto che lui utilizza qualcosa come There is not a better synthetic chemist in the organic field, e quindi anche in questo caso, questo Howard, a proposito di questo Robinson, ha diciamo se vogliamo una descrizione, una considerazione positiva. Però vedete anche qui la variabilità, no? Con cui riusciamo ad affrontare sentiment analysis senza parole chiave come good, better o qualcosa del genere. Quindi delle espressioni che in qualche maniera riusciamo a codificare attraverso una classificazione di sentiment analysis, potremmo dire. Importante notare che non tiriamo fuori solo le entità più tradizionali come persone, luoghi, organizzazioni, ma costruiamo, grazie alla versabilità e flessibilità del grafo, anche entità più complicate, come per esempio una conversazione, ok? Una conversazione che ci dice con chi ha parlato l'ufficiale e di cosa. Quindi in questo caso qui voi avete questa espressione testuale, okay, in cui non c'è menzionato Tizio ha parlato con questo durante il lunch, ma c'è fondamentalmente un'intestazione, e anche qui lo strumento è stato in grado di individuare che questo WW, che sarebbe l'ufficiale, ha parlato con questo John Coase, con questo Carl Lehner and so on, e così via. Diciamo a proposito, per esempio, dell'Accademia di Scienze Naturali, eccetera. Quindi voi capite che da un documento riusciamo a estrarre in maniera strutturata e ben definita un knowledge graph. La cosa importante è capire che, se voi immaginate quando utilizzate un LLMs di fare un po' di radio classico, in cui rappresentate un documento secondo, diciamo, un insieme di rappresentazioni vettoriali, quando voi poi fate la domanda, lui vi restituisce, diciamo, prova a manipolare la porzione di testo che è più simile alla vostra domanda. La questione è che questo in teoria però può generare problemi, perché ovviamente c'è tutto il discorso di allucinazione derivante dal fatto che il knowledge graph ha una conoscenza lossy, compressa del mondo, che quindi non determina risultati, tra le altre cose non determina risultati deterministici che ci aspettiamo. Mentre il knowledge graph è una rappresentazione del mondo non complessa e sintetica. Quindi fondamentalmente quando voi fate la query sul knowledge graph otterrete sempre la medesima risposta senza rischio di allucinazioni. Andiamo a questo punto a vedere la parte finale, quindi quella che potrebbe essere considerata un po' di cleaning, di aumento della qualità del knowledge graph che abbiamo costruito, attraverso uno step di normalizzazione di entity resolution. Entity resolution significa sostanzialmente fare risolvere, diciamo, più menzioni, per esempio, all'interno dei documenti, o più records all'interno di un database relazionale che rappresentano informazioni che si riferiscono alla stessa entità. Per
questo è tipico ovviamente nei database relazionali in cui voi avete magari tanti records diversi che sono specifici per raccontare delle specifiche caratteristiche di una certa persona, di una certa organizzazione. Quello che si vuole avere per avere un overview globale su cui fare analisi è riuscire a ricondurre tutti questi pezzi distribuiti potenzialmente in database o in documenti diversi, tra virgolette, assegnarli, associarli all'entità che in qualche maniera di cui queste caratteristiche definiscono un po' l'essenza, se vogliamo. Normalizzazione. Questo a me è colpito molto, nel senso che ovviamente questi documenti sono, diciamo, dei diari, no? Quindi le persone scrivono tante volte in maniera sintetica, con abbreviazioni, tante volte non mettono degli spazi tra le parole e così via. Eppure, nel momento in cui cerchiamo di istruire il Large Language Model a individuare, diciamo, che cosa queste stringhe rappresentano, lui riesce a estenderle grazie alla conoscenza che ha in una maniera più esplicita, no? Per esempio, voi qui vedete comp anat e nel knowledge graph esistente comparative analogy, anatomy, scusate, oppure confis comparative physiology, no? Nel senso, è interessante perché a quel punto voi ottenete dei risultati che sono anche di una qualità superiore a quello che voi leggereste anche facendo una ricerca puramente testuale di keywords su questi documenti. E poi anche qui U Paris, University of Paris e così via. Quindi normalizzazione, quindi provare a pulire il documento in maniera tale da avere una rappresentazione significativa. Normalizzazione e riconciliazione che facciamo anche in uno step successivo, quindi con un prompt successivo, per poter pulire per esempio le organizzazioni. Qui potete avere tutte le estrazioni effettuate dal Large Language Model su Oxford, no? Avete Oxford, Oxford University, University of Oxford, Christchurch, Oxford e così via. Quindi voi, a partire da quattro menzioni che sono state individuate dal Large Language Model, avete alla fine due entità finali, che sono la University of Oxford, che sostanzialmente è l'entità risolta rispetto a queste tre distinte menzioni, la Christchurch, che è a sua volta, diciamo, un istituto che si trova all'interno dell'Università di Oxford. Ecco perché riusciamo a riconoscere il fatto che questa specifica organizzazione appartiene a questa. Quindi quattro, diciamo, menzioni sparse si traslano in due entità specifiche che sono a loro volta relazionali tra loro e quindi trasmettono molto più significato. Questo è fondamentale perché ci consente di fare entity resolution avanzato sostanzialmente anche sulle persone. Questo Chambers che noi abbiamo trovato all'interno di questo documento, possiamo dire che è questo Robert Chambers e quindi che riconciliamo su un'unica entità. In questo caso sì, possiamo dirlo, perché questo Chambers lavora alla New York University, mentre questo Robert Chambers lavora alla Washington Square College, che a sua volta è però un college all'interno della New York University, anche se si chiama Washington. Però tramite, diciamo, questo path, no, all'interno del grafo, noi possiamo fare questa risoluzione. La risoluzione la possiamo fare anche sfruttando non soltanto l'organizzazione su cui lavorano, ma anche il tipo di attività di ricerca su cui lavorano. In questo caso abbiamo sfruttato, diciamo, non una tecnica di prompt engineering, quindi diamo istruzioni all'LLMs, ma abbiamo cercato di sfruttare la parte, diciamo, di rappresentazione testuale in termini di embedding, quindi rappresentazioni numeriche associate a questi topic, che fondamentalmente, una volta applicate algoritmi di clustering, in questo caso clustering gerarchico, noi possiamo unire insieme. Invito a vedere come qui il wording utilizzato sia molto diverso, perché avete blood sugar, hypoglycemic, glicemia, e queste cose qua vengono identificate come qualcosa di simile all'interno del cluster. Avete poi un altro cluster che raccoglie tutto quello che riguarda il diabete. Se voi utilizzate un algoritmo gerarchico che quindi vi consente di fare clustering a livelli e con granularità diverse,
voi potete costruire un cluster superiore che in qualche maniera aggrega queste cose, che effettivamente sono tutte correlate tra di loro, ma utilizzano, diciamo, delle parole, un wording completamente distinto. E quindi noi possiamo fare delle analisi interessanti, perché possiamo mettere insieme persone di cui si dice che lavorano su cose apparentemente diverse e anche documenti che apparentemente parlano di cose diverse rispetto alle parole che utilizzano, ma in realtà parlano della stessa cosa. Per capire l'impatto a livello concreto, qui abbiamo un problema analogo a quello precedente, abbiamo tre diari diversi su tre anni distinti in cui si menziona questo signore Curtis, mentre negli altri si menziona W.C. Curtis e Howard J. Curtis. Allora chi è questo Curtis rispetto a questi due? Beh, se noi andiamo a vedere i topic, no? Si dice che appunto questo Curtis lavora su questi problemi di radiazione relativi a living organisms, mentre questo fa parte del committee sugli effetti delle radiazioni su organismi viventi. Mentre questo Curtis lavora su questo physiology e così via. Ovviamente noi intuitivamente riusciamo a capirlo, ma riusciamo anche ad automatizzarlo, perché nel momento in cui noi facciamo clustering, adesso in questo caso c'è una buona sovrapposizione, però per dirvi, quando facciamo clustering rispetto ai topic su cui lavorano, possiamo dedurre che questo Curtis è questo W.C. Curtis. Ovviamente questa non è una scienza esatta, però riusciamo a individuare delle strade che sono interpretabili e comprensibili per poter fare questo esercizio di entity resolution. Qual è il valore del knowledge graph? Il knowledge graph è che appunto in qualche maniera riusciamo a condensare questa informazione utilizzando, tra virgolette, una quantità, scusate poi la ripetizione, però di informazione più densa e più sintetica, no? Perché vi faccio notare come in questo diario siano menzionate tante persone con cui questo Joliot parla, Both, Dirac, questo Both lavora a Elderberg e così via. E quando voi guardate il risultato sul knowledge graph, voi vedete che a questa estrazione è stato assegnato un nome completo, ok? Che è PIM Dirac o WBOTH o AWB University. Potete proprio intuire come il knowledge graph consenta di fornirvi una rappresentazione sintetica, però ad alto valore, di questo tipo di informazioni. È interessante anche come Jones e Electrons, ma questo è merito del Lenz. Jones non è stato classificato come una persona, ma come un topic di ricerca. Il secondo valore che porta, secondo me, il knowledge graph è il fatto che riusciamo ad attribuire, come dicevamo prima, un'importanza a questi nodi. E ci sono diverse tipologie di importanza. Per esempio, Niels Bohr può essere importante perché è collegato a tanti altri ricercatori, che a loro volta sono importanti. Oppure un altro ricercatore potrebbe essere fondamentale perché rappresenta un nodo attraverso cui le relazioni si costruiscono, quindi non ha tante relazioni, ma è un nodo cruciale per mantenere la rete unita, per esempio. Quindi ci sono diverse dimensionalità anche di importanza che possiamo attribuire. E l'ultimo che mi viene da dire è questo tipo di analisi avanzata che noi possiamo fare. Uno degli scopi era cercare di capire, come vi dicevo all'inizio, quali sono le conversazioni che hanno contribuito potenzialmente all'assegnazione di un grant. E sulla base di questo scopo possiamo definire diverse importanza, possiamo assegnare una diversa importanza a queste conversazioni. Partendo da sotto, diciamo che il grant, il principal investigator che ha ottenuto questo grant è questa Dorothy Winch, right? E questa conversazione è fondamentale perché fondamentalmente è la conversazione tra un ufficiale e Dorothy Winch avvenuta su uno specifico topic di ricerca, Chromosome Investigations, e nel grant si menziona qualcosa del tipo Analysis of the Structure of Chromosomes, che fondamentalmente viene aggregato tramite il processo di cluster. Quindi questa è una conversazione che è estremamente significativa, ok? Ci sono poi conversazioni potenzialmente interessanti, ma magari meno significative, perché in questa conversazione l'ufficiale ha parlato con questo tale Liederman, che però nella conversazione ha menzionato Dorothy a proposito di questo topic di ricerca, che è un topic di ricerca che è anche menzionato in questo grant. Quindi voi capite,
un'analisi più fine, perché abbiamo una connessione indiretta, perché questo Lindemann ha menzionato questa Dorothy mentre parlava con l'ufficiale. Un'ulteriore cosa che si può fare è questo Needham, che non è il principal investigator di questo grant, ma che comunque viene menzionato all'interno della descrizione del grant, e in questa conversazione parla di un topic che si riferisce a genetica, che viene menzionato sempre all'interno di questo grant. Quindi secondo me questo è un esempio molto interessante, perché ci fa capire, riesco a individuare le conversazioni utili a capire qual è che potenzialmente possono aver portato all'assegnazione di questo grant, e anche stabilire il livello, diciamo, il valore di queste conversazioni. Se voi pensate per esempio a un'analisi investigativa, questo tipo di dinamiche, no, è essenziale per capire ciò che è rilevante da ciò che non lo è. Quindi mi avvio alla conclusione. Tutto quello che vi ho raccontato oggi serve a, in qualche maniera, descrivere il fatto che tante cose che venivano fatte prima, quindi annotazione, addestramento di un modello, modello che era verticale su uno specifico task, voi di solito utilizzavate un modello per fare name entity recognition e relation extraction, tutta questa cosa sta cambiando, nel senso che oggi la parte di annotazione training non c'è più, ovvero sia, non è più, tra virgolette, spostata sull'utilizzatore, ma è spostata a monte da chi costruisce questi modelli. Possiamo interrogarci sul fatto che questa sia positiva, una cosa positiva o negativa da un punto di vista, diciamo, di impatto sulla società, però appunto non è un discorso, secondo me, legato a questo tipo di presentazione. E quello che otteniamo alla fine è un modello che è estremamente flessibile rispetto ai task che noi vogliamo attuare sulla base degli scopi che noi abbiamo, che rende, come diceva Christopher Manning, fare del natural language processing qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che si faceva prima. Ovviamente alcune cose rimangono, perché utilizzare large language model ha dei costi da un punto di vista economico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di risorse non indifferenti, e sicuramente superiore rispetto alle tecnologie precedenti. Quindi nel momento in cui noi facciamo un progetto reale si tratta sempre di trovare un bilanciamento, no, tra il tipo di tecnologia da adottare, però quello che cambia è il paradigma a cui noi oggi possiamo accedere. Quindi io vi ringrazio di avermi ascoltato, questi sono i miei contatti, nel caso in cui ci sia dell'interesse rispetto a questi temi sono aperto a collaborazioni di qualsiasi tipo. Quello che avete visto oggi e altre cose interessanti le troverete nel libro che stiamo scrivendo, intitolato Knowledge Gaps Applied. In realtà ci sarà un piccolo rebranding, ma comunque stiamo scrivendo questo libro per raccontare un po' che cosa si può fare con queste tecnologie. Vi ringrazio, spero sia stato chiaro e interessante. Appunto, se avete domande, commenti o volete ulteriori chiarimenti, anche dalla chat online sono a disposizione. Grazie mille. Bene. Grazie mille, Giuseppe. Guarda, visto che tu poni giustamente la questione delle domande, inizio io come sempre a rompere il ghiaccio ponendotene alcune. Mi è fatto piacere che alla fine tu hai citato questo discorso dell'investigazione, perché era quello che veniva in mente anche a me da profano tutte le volte che mi facevi vedere una slide di quel tipo lì, no? L'investigatore con la bacchetta di sughero e i pin per legare. Quindi è un concetto che in realtà è moderno, ma lo conosciamo molto bene. Io volevo sapere qualcosa in più invece circa i prompt che date nel concreto, cioè voi interfacciate con ChatGPT o una API, immagino, di ChatGPT, esatto. Date un certo prompt e lui cosa crea? Cioè, mi interessa quindi approfondire un po' di più, se hai voglia di spiegarmi un minimo sia l'input che l'output del prompt e poi quello che viene fuori. Allora, sì, diciamo che l'input appunto è rappresentato da questo prompt in cui fondamentalmente noi scriviamo in linguaggio naturale che cosa il large language model deve fare. Noi sostanzialmente gli diamo una descrizione e poi andiamo a chiedere che l'output di questo, quindi il risultato, sia, diciamo, un output strutturato, solitamente in formato JSON, e per far sì di guidare il large language model in questo specifico task non gli diamo solo l'istruzione ad alto livello, ma andiamo a definire, diciamo, un esempio sintetico
che in qualche maniera deve essere simile agli esempi che troverai, in cui noi gli diciamo il testo di input che tu troverai è come questo. Tu lo devi trasformare. Tu lo devi trasformare, l'output che tu devi produrre rispetto a questo input è questo. E gli passiamo. Ed è estremamente importante che da un lato questo prompt sia di alta qualità e che rispecchi ovviamente i testi che voi andate a, che noi diciamo andiamo a processare, no? Quindi è importante istruzioni, deve essere il più breve possibile, set di esempi, in questo caso noi in realtà gli passavamo un unico esempio in alta qualità, perché poi tutti i diari sono fatti bene o male allo stesso modo, in cui gli diciamo questo è l'input che tu vedi, questo è l'output che noi ci aspettiamo quando ti trovi un documento di questo tipo. Ovviamente non è un meccanismo perfetto, come non lo è il natural language processing in generale, però sicuramente l'impatto rispetto allo sforzo che tu fai è molto alto, no? È determinante rispetto a tutti gli approcci precedenti. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, ma perfetto. Questo ha un potenziale infinito anche per i documenti storici in generale. Esatto. Immaginiamo quanti documenti ci sono in archivio scritti magari in un modo incomprensibile o difficoltoso da leggere, da relazionare, avendo un modello trainato secondo questi termini con un buon prompt engineering come tu stai descrivendo, secondo me si riesce ad attivizzare in modo eccezionale, cioè non è una vera rivoluzione questa, se uno pensa alle potenzialità. Assolutamente, perché poi allo stesso modo in cui noi per esempio, adesso io lo faccio, non so se lo fate anche voi, chiedo a ChatGPT, ok, fixami questa mail che ho scritto, fixami questo documento che è, questo lui lo fa anche, no, per questo tipo di documenti, quindi quando ci sono dei typo, quindi per esempio c'è una persona è menzionata tre volte in un modo e poi la quarta c'è un typo, lui la estrae in maniera corretta, no? Anche se c'è quel typo. E quindi questa cosa qui, secondo me, è straordinaria. Al di là, appunto, di quello che si discute rispetto alle capacità che hanno o meno, in queste cose sono fuori dal comune. Perché questo tipo di rappresentazione compressa della conoscenza è in grado di portare valore a questo tipo di task. Poi, ovviamente prendere decisioni in ambiti delicati e critici è un'altra cosa, però non è il modo in cui, secondo me, vanno utilizzati questi strumenti. Una domanda, io non avete usato un LLM multimodale per l'estrazione dell'OCR perché ancora non erano disponibili? Esatto, non era disponibile. Tu conta che GPT-4 usciva mentre noi facevamo questo... Okay. E in quel caso abbiamo utilizzato TextLact di Amazon, okay. Che fondamentalmente ti produce un JSON a partire da un documento testuale. E se poi vi posso un'altra domanda. L'ontologia che costruisce il grafo, che deriva dal grafo, non mi è chiaro se viene generata con un approccio, diciamo, bottom-up, quindi prima viene fatta l'estrazione tramite l'LLM, vengono estratte le relazioni, l'entità, ecco, da questo viene definita l'ontologia, oppure voi avete definito prima un'ontologia che veniva data dall'LLM e quindi doveva rispettare nella fase di estrazione? Abbiamo definito l'ontologia prima, quindi lo schema di rappresentazione dei dati è definito prima, cerchiamo di definire il prompt affinché segua appunto i nodi e le relazioni dell'ontologia che avevamo in mente. La cosa interessante è che lui estrae anche relazioni, soprattutto relazioni più che entità, relazioni di natura diversa, nel senso che noi per esempio gli chiediamo di estrarre soltanto la relazione in cui lavora su, quindi il ricercatore lavora su questo topic di ricerca, lui magari la estrae anche una relazione in cui il ricercatore semplicemente parla di questo topic e non ci lavora esplicitamente, quindi è un qualcosa che poi secondo me a valle devi decidere se tenere. Nel momento in cui ti accorgi empiricamente che la qualità è elevata e che aggiunge valore rispetto al tipo di domande che tu ti aspetti di fare su questo knowledge graph, è un qualcosa che potresti tenere. Però ovviamente non serve per disseguimento l'ontologia, ma la sua natura generativa qualche volta estrae ciò che tu non gli hai chiesto. Però potrebbe essere un valore aggiunto. Non voglio, non voglio monopolizzare. No, ha agganciato questo, ma quindi, cioè, appunto, diciamo, definito l'ontologia
priori e poi cercate di forzarlo a seguire quel tipo di ontologia lì. Esatto. Sarebbe possibile bypassare questo passaggio, cioè nel senso chiedervi di usare una sua ontologia, cioè diciamo seguire la sua rappresentazione? È possibile, anzi tante volte è auspicabile, nel senso che un esercizio che noi abbiamo fatto in altri contesti era quella di fare open information extraction, cioè ovvero sia gli diamo un prompt in cui gli chiediamo di estrarre tutte le entità e le relazioni che è in grado di fare, lui lo fa, e a quel punto su questo primo grafo generato tu puoi capire quali sono le relazioni e le entità rilevanti, perché magari banalmente conti il numero di occorrenze in cui una tipologia di relazione è stata estratta. E quindi a quel punto fai un secondo passaggio in cui puoi decidere, ad esempio, di tagliare e tenere solo quello che ti interessa. Però questo esercizio, anzi, in tanti paper viene fatto, cioè io vedo documento, knowledge graph estratto con tecnica di open information extraction, quindi libero, e poi vado a sfruttare, diciamo, i pattern che vedo in questo knowledge graph costruito liberamente. Comunque sì, è fattibile. Se posso... scusa. Volevo appunto chiedere, cioè, l'entità che lui estrae, quindi o le estrae seguendo un'ontologia che voi avete definito in anticipo, oppure come lui si relaziona nel caso in cui c'è anche, per esempio, non so, suppongo magari un dominio specifico in cui ci sono delle parole magari nuove o comunque che sono estremamente specifiche su un determinato dominio. Cioè lui riesce comunque a trovarle o ha più difficoltà? Non so se... Ma allora, io ho fatto degli esperimenti su OpenLLMs per fare disambiguazione di entità medicali, quindi per fare name entity recognition, quindi questa è una medicina, questa... E lui in realtà riusciva abbastanza. Quello che di solito si fa in produzione è sfruttare la capacità di verbalizzare il large language model, quindi di trasformare qualcosa in testo che a noi appare coerente, e avere una knowledge base di riferimento che contiene, diciamo, l'informazione fattuale. Quindi un database che può essere un knowledge graph, un database relazionale, un corpus di documenti esistente, per far sì che il knowledge graph attinga la conoscenza di dominio e sfrutti la sua capacità di verbalizzazione per poter in qualche maniera interagire come se conoscesse quel dominio. Una specie di fine tuning, diciamo. Cioè. È un po' diverso in realtà, perché invece nel fine tuning tu, tra virgolette, fai una specie di... aggiungi uno step all'addestramento che è stato fatto, e quindi tu al modello applichi delle tecniche in cui gli passi, diciamo, un dataset sintetico su cui tu vuoi far sì che il modello aderisca, e a quel punto il modello di per sé, senza l'aggiunta di altre database, e dovrebbe essere in grado di sfruttare, diciamo, quella conoscenza. Il fine tuning si fa non per il dominio di conoscenza, quanto per il task che tu gli vuoi fare. Se hai un task molto, potremmo dire, inconsueto, allora tu puoi provare a fare fine tuning costruendoti un dataset ad hoc e applicando tecniche come LoRa, QLoRa, cose del genere. Però sì, secondo me è più per il task che non per il dominio. Quando tu hai una base di conoscenza esistente è meglio fare RAG per poter far sì che lo strumento utilizzi quell'informazione di riferimento. Ecco. Okay, allora, forse c'è un intervento. Devo fare qualcosa. Sì, Maria Claudia Bodino, ma dovrebbe sentirsi, se non si sente da una sì. Mi sentite? Voi mi sentite? Sì. Perfetto, ciao a tutti e grazie mille di questa presentazione. Sono Maria Claudia Bodino, ho fatto il Politecnico ma adesso lavoro in Commissione Europea a Bruxelles e ti seguo sempre, Giuseppe, per vedere un po' come avanza questo mondo. Sono arrivata in ritardo, una domanda molto precisa. Se dovessi riprodurre diciamo tutto il data journey che hai fatto, no? Con strumenti open source, c'è qualcosa di disponibile o no? Per fare da 0 a 100 utilizzando strumenti open. Grazie.
Allora, sulla parte OCR, quindi diciamo estrazione del testo da, per esempio, documenti scannerizzati o PDF, sinceramente, non ho un'esperienza così forte su strumenti open source. So che c'è qualcosina, Sì, sinceramente a livello. su quello più o meno sappiamo, più la parte diciamo dopo di modellazione, di appunto di knowledge graph, cosa si può utilizzare, se hai qualche idea, qualche suggerimento. Non tanto sulla parte di digitalizzazione prima, OCR, abbiamo qualche tool che stiamo usando, funziona bene, ma soprattutto dopo che ci interesserebbe sapere. Grazie. Ok, allora sulla parte di Large Language Model, appunto io ho usato GPT, ma ci sono diciamo i modelli open source. Ho recentemente sperimentato la versione compressa di Llama, che è diciamo il modello rilasciato da Facebook, e funzionano abbastanza bene rispetto a questo tipo di task. L'accuratezza è un po' inferiore, ma in questo caso si potrebbe adottare il fine tuning di cui dicevo in precedenza, ovvero sia prendere un set di documenti. Un piccolo set fa sì che GPT-4 o Claude, quindi un modello commerciale, estragga queste informazioni e poi costruire un dataset sintetico per riaddestrare un modello open source. Quindi questa potrebbe essere una strategia per far sì da ottenere da parte del modello open source una qualità paragonabile ai modelli chiusi. Per quel che riguarda il knowledge graph, per la costruzione del grafo, allora, io in questo caso ho utilizzato Neo4j, quindi LPG, che quindi è una, diciamo, un database chiuso, però nulla vieterebbe di utilizzare RDF, che è uno standard per descrivere grafi o knowledge graph definito dal W3C, e quindi a quel punto si potrebbe sfruttare, diciamo, più database che non sono proprietari, ma potenzialmente open, per rappresentare il knowledge graph finale e così via. Ok, grazie. Quindi in pratica dici, per esempio, usare Virtuoso su uno Spark PowerPoint. Esattamente, sì, a Ho quel capito. punto può utilizzare Community Edition di Virtuoso e costruire un knowledge graph in cui l'output, appunto, che ci si aspetta sarà un RDF. Tu considera che nel progetto che noi abbiamo utilizzato, l'output del Large Language Model era un file JSON, e quindi anziché poi tradurlo in LPG, lo possiamo tradurre in RDF e quindi costruire il nostro knowledge graph finale. Grazie mille, utilissimo. Scusate che la camera non funziona, ma sono dal cellulare. Bene, ci sono altre domande? Magari anche da parte della chat, diamo giusto 10 secondi se qualcuno si prenota, può alzare la mano, altrimenti la chiudiamo qua, ringraziando ovviamente Giuseppe per il suo contributo. Giuseppe, sei stato chiarissimo, grazie mille quindi Grazie a voi. per averci portato questa bella presentazione sui knowledge graph. Io ti ringrazio a nome di tutti del Centro Nexa e ci vediamo presto, immagino. Grazie a Assolutamente. tutti per essere stati con noi questa mattina. E il prossimo appuntamento è tra 2 mercoledì con un mercoledì Nexa, appunto. Grazie, Giuseppe. Grazie. Grazie.